Presentato presso Palazzo Sant'Agostino il programma straordinario di lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali, prevista la spesa di circa 10 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria, di oltre 7 milioni di euro per opere di manutenzione straordinaria e di altri 60 milioni di euro per progetti di adeguamento nuove realizzazioni. Presentiamo il piano MIT 2019-2020, nonché tutti i cantieri che apriremo con i fondi regionali. Anzi, voglio dare una notizia importantissima che è arrivata proprio ieri, che la Giunta regionale della Campania, con un decreto del 9 di aprile, ha finanziato circa altri 11 milioni e mezzo per la provincia di Salerno. Si tratta di riprogrammazione di vecchi fondi e 2 milioni e mezzo sono riprogrammazione di fondi che erano sulla 430, la Cilentana, che ora è passata all'ANAS, e altri 9 milioni per realizzare tantissimi interventi rilevanti su tutta la provincia. Quindi usufruiamo di una, come dire, manforte da parte della regione molto consistente. Con il piano di manutenzione del 2019 realizzeremo circa 100 interventi localizzati in tutti i posti, tutte le zone della provincia di Salerno, su tutte le strade che necessitano di manutenzione. Per cui stiamo lavorando su circa 40-50 cantieri già adesso e investiamo nei prossimi mesi circa 100 milioni di euro. Ovviamente ci sono tante le strade ancora da intervenire, ma si è dato priorità alle strade più, che hanno più percorrenza, più incidenti, più traffico sulle stesse. Quindi con questo piano che finalmente riusciamo a dare risposta al territorio, come diceva il Presidente, a giorni sono in corso i lavori, ma partiranno ancora circa 30 gare di appalto per le manutenzioni.